Eccoci qui, era una promessa. Un po' di mesi fa avevamo promesso che saremmo tornati con Biblioboom. Biblioboom 2.0. Sono passati un po' di mesi, però siamo ancora qua, presenti a tenervi compagnia per un po' di tempo. Parlo al plurale non perché sono impazzito, ma come vedete c'è qua anche il mio socio, il mio compagno. Buongiorno Francesco. Ciao ragazzi, bentornato. Veramente sono felice di poter riprendere un po' quelle che erano le attività che facevamo attraverso Biblioboom, ma soprattutto finalmente di poterti rivedere e organizzare insieme quelle che sono le proposte che vogliamo raccontare attraverso la nostra trasmissione. Torniamo, ma torniamo in un modo secondo me strano, però mi piace perché mi fa sentire 3.0, non 2.0. Sì, infatti hai detto, hai utilizzato il verbo vedere. In effetti, come potrete notare, c'è una grande novità. Non siamo più in solo audio, poi tu mi aiuterai che sei l'esperto di tutte queste cose tecniche, ma stiamo utilizzando un nuovo strumento. Lo strumento è quello dei podcast, quindi oltre alla nostra voce ci potrete vedere. Per fortuna non vedrete solo noi, poi ci saranno anche degli ospiti e vedrete anche loro. Anche i nostri ospiti. Non so se è meglio o peggio, Fra, che ci vedono pure. Meno male che arriveranno gli ospiti, devo dirlo. L'idea non, cioè, cambia la modalità, cambia da un programma in radio, passiamo a fare dei contenuti attraverso i podcast, i video podcast, ma non cambiano i contenuti, come dire, il nostro modo di fare Biblioboom. Perciò un sacco di novità, qualcosa rimane, qualcosa cambia, qualcosa si aggiorna, ma questo, Elios, inizia a raccontarlo tu. Sì, come hai detto te, ci sono delle cose che non cambiano. Avevamo degli ospiti oramai fissi che faremo sicuramente intervenire di nuovo. E ci sono cose che sicuramente cambiano ed è lo strumento. Questi podcast poi resteranno disponibili per tutti quelli che vorranno riascoltarli, per ascoltare i nostri ospiti, per seguire i consigli di lettura, video. Adesso, Fra, magari prendiamoci 2 minuti per spiegare un po', per chi non ci aveva seguito, quei due o tre al massimo, e poi diciamocelo. I pochi che non ci hanno seguito, andiamo un po' a raccontare quella che è stata la storia di Biblioboom. Nasce quasi un anno fa, più o meno un anno fa, in pieno lockdown, e nasce da quest'idea che ha avuto Elios di fare un programma alla radio. Noi ci siamo messi insieme e abbiamo sviluppato un po' lo strumento. Attraverso la radio abbiamo fatto un sacco di trasmissioni, abbiamo avuto ospiti importantissimi nel mondo della cultura, nel mondo delle biblioteche, nel mondo delle attività culturali in generale. Ma poi veramente è stato anche divertente perché abbiamo sempre pensato anche all'Europa, perciò fuori dai nostri confini, e abbiamo spesso avuto ospiti internazionali che ci hanno dato il contributo sia di termini di paragone rispetto a il Covid nelle altre nazioni, ma anche i punti di vista rispetto alle attività culturali. Sì, perché infatti, come stavi dicendo te, ricordiamo come era nata Biblioboom, in un periodo in cui era tutto chiuso, era tutto bloccato, non che adesso sia cambiato tantissimo, però torniamo rossi, almeno noi dalla regione dove stiamo trasmettendo siamo in zona rossa, perciò sì, è cambiato grande. Poco. E quindi appunto era un momento in cui tutti noi ci stavamo un po' interrogando su cosa fare, perché era una situazione purtroppo nuova per tutti. Ci era venuta in mente questa, come tante altre cose che sono state fatte in quel periodo, di provare un nuovo strumento che non avevamo mai utilizzato, che era quello della radio, per fare promozione non solo dei libri, io direi promozione alla cultura, perché poi abbiamo parlato di tante altre cose. Ma no, poi, ma la cosa che ha caratterizzato veramente tanto la nostra Biblioboom era veramente
il confronto con le culture diverse, il confronto con le biblioteche diverse, il confronto con gli operatori culturali diversi che hanno portato un sacco di contributi, perciò abbiamo messo insieme delle bellissime trasmissioni dove usi e costumi venivano messi in campo e ci si confrontava. Io spero che questo rimanga, Elios, nella nostra nuova trasmissione. Anche senza quello mi sa che non siamo capaci, fra, quindi ci viene facile. Sì, siamo andati, come dicevi tu, in giro per il mondo, abbiamo intervistato anche degli scrittori di un certo livello, come Talarico, mi sembra, se non vorrei dire una... candidato al premio Anderson. Eventi, abbiamo avuto il vicepresidente dell'IB, abbiamo avuto il presidente del CSBNO. Adesso, diciamo tutti questi acronimi, ma sono IB, Associazione Italiana Biblioteche, il CSBNO è il consorzio delle biblioteche nord-ovest di Milano, colleghi delle biblioteche in Sardegna, abbiamo avuto chi si occupa di attività culturale e di promozione alla lettura, abbiamo avuto Ugo Guidolina, abbiamo avuto la Tiziana Mascia, abbiamo avuto anche esperti, fammelo dire, che questo magari mi riguarda un po' più da vicino, esperti che ci hanno raccontato un po' che cosa vuol dire il gioco in biblioteca. Abbiamo fatto un po' di puntate dove abbiamo parlato di questo servizio, dei giochi che si possono prendere a noleggio in biblioteca. Purtroppo adesso siamo... Ecco, magari quando era nata questa cosa pensavamo che dopo un anno saremmo stati liberi di fare questa trasmissione, magari seduti uno di fianco all'altro, senza mascherina, con un microfono. Invece purtroppo ancora non ce l'abbiamo fatta. Però stiamo quello che rimarrà è questo, che daremo ancora tanti consigli ai nostri amici che vorranno seguirci. E poi affidata alle nostre colleghe della Biblioteca di Sesto San Giovanni le rassegne che si ripetevano in ogni trasmissione. Perciò avevamo Erika, la nostra Erika dalla Biblioteca Centrale, che ci ha sempre raccontato in anteprima tutto quello che sarebbe accaduto attraverso internet, attraverso i post Facebook, attraverso la comunicazione, quello che sarebbe accaduto nelle settimane a seguire in biblioteca. Abbiamo un'esperta, Anna, spero ritorni, perché ci ha raccontato in maniera veramente puntuale la letteratura vista dal punto di vista di bibliotecario, ma soprattutto di innamorato di lettura e di libri, soprattutto inglesi. Anna è una esperta in letteratura inglese, ma poi c'è stata Francesca, c'è stata Laura, abbiamo avuto Barbara Zicolelli, insomma abbiamo avuto un sacco di personaggi che con la lettura hanno una dimestichezza importantissima e ogni volta sono arrivate puntuali nel raccontarci le loro proposte. Io sì, quella poi cosa avevamo dato, spero rimanga. Avevamo dato la possibilità un po', dato spazio un po' a tutti i generi, a tutte le età. Abbiamo avuto anche ospiti abbastanza frequentemente ragazzi di Punto Zero, che anche loro quest'anno vedremo di ritirarli nella mischia e sicuramente accetteranno. Li ho già contattati e mi hanno promesso che qualche consiglio alla lettura o film o musica comunque continueranno a darcela. Quindi, fra, diciamo che i nostri obiettivi rimangono in parte quelli dell'anno scorso. Lo strumento invece cambierà, non sarà più una puntata di un'oretta con la musica, le canzoni, ma saranno dei podcast della durata più o meno, sono un quarto d'ora, 20 minuti, poi ogni volta vedremo un po' come andrà. Stiamo facendo anche lì una riflessione, perché ci piacerebbe avere una sigla iniziale, avere una musica che ci accompagni durante il podcast. Perciò stiamo riflettendo su quelle che sono tutte le possibilità che ci dà internet con la musica free, con licenza Creative Commons, cioè senza nessun diritto. Vorremmo fare questa cosa, uno, perché ci piace avere un po' di musica nella trasmissione, ma due, ci piace
perché siamo entrati nello studio di questo mondo che non conoscevamo, e devo dire che ci sono anche delle musiche che sono importanti, che sono belle, che sono accattivanti, perciò vi portiamo anche alla conoscenza di questa musica un po' sconosciuta, sì, fatta per da primo, persone come noi, fatta da io persone... per primo non sapevo di questo mondo parallelo di canzoni utilizzabili senza diritti. E poi fra, direi anche perché ogni programma che si rispetti una sigla ce l'ha. Quindi ce l'abbiamo. Perciò dobbiamo organizzarci per forza. Io, secondo me, abbiamo quasi raccontato tutto. Naturalmente ci saranno ospiti stranieri, stranieri nel senso che ci collegheremo con ospiti che arrivano da altre nazioni. Io non potrò mai dimenticarmi il nostro collegamento con il tuo amico da Beirut che ci ha raccontato quella dal Libano. Sì, e lo faremo, lo tiriamo dentro anche lui. Veramente una fucina di cultura, ma soprattutto ci ha fatto conoscere un posto meraviglioso. Noi un po' di cose le riproporremo, ma naturalmente, ragazzi, attenti perché questa trasmissione sarà veramente pensata non solo per avere lo sguardo alle attività che proponiamo, ma soprattutto a divertirci, e lo facciamo a modo nostro. Un po' ci avete conosciuto, ma adesso ci mettiamo la faccia, perciò abbiamo un po' più di sì fra, io saluterei i nostri amici che ci hanno seguito con un piccolo sketch. L'anno scorso avevamo introdotto questa cosa del quando ricomincia tutto, ti ricordi? Un anno fa avevamo fatto intervenire tutti quelli che volevano, dove ci mandavano un file di 15 secondi, anche meno, dove quando ricomincia tutto. Ora, diciamo che non è che ci abbia portato proprio bene, perché quando ricomincia tutto, qua non è ancora ricominciato niente. cambiamo un po' lo slogan. Adesso stiamo pensando di utilizzare "Ho una voglia assurda". Quindi "Ho una voglia assurda di", e quindi se qualcuno ha voglia, dei nostri colleghi, o di farci sapere, di dirci la loro rispetto a "Una voglia assurda", e che magari porterà un po' meglio del "quando ricomincia tutto". Speriamo. È perfetto. Ok, allora io non, cioè, adesso con questa piccola anteprima noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento, seguiteci sui social perché è lì che fisseremo la prima, cioè questa è la puntata zero, la prima di Biblio Boom, ci metto la faccia. questa cosa qua, e mi raccomando, seguiteci, perché se vi abbiamo come dire, gente che ci vede, che ci guarda, che è con noi, noi siamo stimolati a fare un po' del nostro meglio. Perciò, però per dimostrare quanto siamo bravi, mi sa che ci siamo dimenticati in questo quarto d'ora di dire dove ci possono seguire. Stavamo salutando senza dire esattamente dove andranno in onda questi podcast. La piattaforma è la piattaforma di Sesto Network, ma poi a fine puntata, adesso alla fine, ci sarà il banner dove potervi collegare. Perfetto. Naturalmente voi riceverete l'invito attraverso i nostri social per andare a vedere le nostre trasmissioni. Okay. Dove troverete tutte le repliche delle trasmissioni dell'anno scorso. Perciò voi volevo dire proprio questo, di curiosare anche tra le puntate dell'anno scorso per farvi un'idea. Sì, è vero, è vero. E questo è quanto. Perciò sono passati 14 minuti. Io ti ringrazio, Elios, perché lo aspettavo da tanto questo momento. Sono felice, e sono felice di ripartire con Biblio Boom, perché Biblio Boom è Biblio Boom, ragazzi. E che ci leva a noi? Speravate di esservi liberati di noi, invece siamo tornati con una nuova versione. Fra, io allora salutiamo tutti quelli che hanno visto questi 15 minuti, e poi gli diamo appuntamento alla prossima. Spero presto. Okay. Allora, lancia la sigla così chiudiamo. Ecco a voi allora la nuova sigla di Biblio Boom 2.0, mettiamoci la faccia, e ci rivediamo a presto. Ciao a tutti e grazie. Ciao Fra, ciao, grazie. Ciao.